Ciao raga, ecco, come promesso mi struccò con diretta con voi, speriamo bene che non mi interrompa mia nonna. Innanzitutto voglio riutilizzare questo prodotto della L'Oreal, questo che adoro e amo alla follia, e poi vado come secondis con questo che mi è stato inviato da Rita Cosmetica, questo che amo tanto, e mi toglie via tutto il trucco, quindi andiamo subito all'azione. Vedete, pump fatto, ecco qua. Ovviamente dopo tutta le mani trucco subito. No, non mi spaventate, sono sempre io ovviamente. Adesso vado col più rosso, questo qua. Scusate, non ci sono. È come se non voglio utilizzare quella di tenere il film, vado con questa. Quando pinta il correttore. E poi ci sono bella che ho posto. Ecco qua, già volato tutto via nel rispetto del microfibre, come potete ben vedere. Non so se si capisce, ma vedete, questa macchia qui è il fondo tinta. E non ce n'è più. Quindi, guarda, arrivo per dopo con la sciacquoletta e lo vado poi, vedete cosa faccio con questo, lo pulisco bene bene, aspettate, vedete cosa faccio, ecco qua, e il giro è risolto, vedete qua. Poi non lo potete vedere, però questo qui lo sto risciacquando e rilavando in modo tale che non c'è nessun crumolo di posteriore, nessun residuo di make-up. Ho fatto ieri sera, mi faccio un cinghietta con voi, quanti minuti sono? Quindi, ecco qua, bello qua chiudo, se lo spreco acqua inutile, vedete che non c'è più niente, non c'è più una mazza, pulito, pulitissimo, saluto qua, se mi riesce, ok, perfetto, scusate, ora mi tocca a vedere se qua di dietro. Adesso mi lavo anche i denti, anche mi sento in diretta con voi, tanto siamo famiglia ragazze. Ah.
Tanto siamo in famiglia. Allora, cosa da fare? Sì, lavarmi i denti. Con questo della Sensodyne che vi ho fatto vedere migliaia di volte. Sensodyne, vedete? E con il mio mitico spazzolino, che è quel mitico non è più tanto, ma un semplice spazzolino normale, vi vado a lavare i denti. Ok? Nulla di più, nulla di meno. Come avete visto, mi ha anche lavato i denti. Devo togliere le sciacque perché sennò mi dà fastidio. Mi dà di triste. Adesso vado col colluttore che mi ha consigliato la cara Stefi De Marco, ovvero Stefi la mia amica della Cura Set, adoro. Ecco qua, è rosa perché il colore è rosa, questo qua. Ora mi rilasso le mani. E niente, e non ci si vede. Il prossimo video ovviamente metto la crema perché è necessaria, ma la metto fuori off camera, tanto lo sapete che la metto. L'avete visto in migliaia di video. Inoltre la cremina. Ovviamente metto quella di Vichy perché è più funzionale delle altre, non che le altre non siano funzionali, però con questa mi ci trovo benissimo e mi fa anche il caso mio, perché è vero, è un po' corposa, troppo corposa, mi fa sudare, ma io mi ci trovo veramente bene. Parlo di Vichy ovviamente, poi ci sono altre marche, però vabbè, io con Vichy non c'è niente da fare, mi ci trovo benissimo. Ora non so dove trovo questo, ecco qua. I dischetti stoccanti, sempre per l'euro, se si è detto che andavamo per Zanni, ma per il tonico voglio fare questo e altro. Non so dove ho messo il tonico, non lo trovo. Ah, eccolo qua, lo trovo. Stavo sotto il naso, non lo vedevo. Mi sa che non lo metto stanotte. Perché? Mi sento un po' a tirare, mi sa che metto davvero la crema troppo scura. Ma che tipo di crema metto? Brava, esatto. E niente, io adesso rimetto i miei occhialetti, ho fatto tutto quanto per la notte, mi sono preparata per andare a letto e noi ci si becca appunto quando a un prossimo video. Oddio che fu un collo grosso che mi è spuntato sul naso. Già, e niente. Quindi ragazze, io ho fatto tutta la mia bella skincare, non so se unire questo all'altro video o se fare due video separati. Mi sa che mi sono tutti e due i video all'altro video, ovvero quello del lavo i piatti con quest'altro, e così non ho bisogno di stare, come si può dire, a impazzire per caricare l'uno e l'altro video, che non esca troppo lungo, ma mi sa di sì, e vabbè. Quindi, come vi dicevo, fate quello che vi fa star bene. E come dice sempre Cataluna, non fate mai, non so se lo dice a me, però ve lo dico
io in questo momento. Non vi fate demoralizzare, come faccio io tante volte, per una vostra passione o qualsiasi altra cosa che vi piace fare, perché quello che vi piace fare è sempre bello e non vedo perché vi dovete far abbattere da chi vi dice ah non lo fare, è stupido qui, è stupido fare questa cosa, non si deve fare per così, per quella. No, non date retta, fate quello che vi fa stare bene, perché la cosa più bella è fare quello che ci fa stare veramente, ma veramente molto bene. E per quanto riguarda YouTube, ragazze, io non so come funziona per YouTube, ma pazienza. Io ancora non ci posso fare niente, perché non vedo tanto granché come sta crescendo il mio canale, ma vabbè, ce la posso fare. Io ho fatto un lago, non ho neanche lo straccio, il moccio per pulire, ma vabbè, pazienza. E che dire, io sono vestita così, non so se si nota, non ho le mie stivaline dal sotto, per vi faccio vedere come sono vestita, ecco qua, vedete? C'ho i miei soliti pantaloni da 5 euro e più ho questa maglietta lunga fino alle, vedete? Fino alle cosce, fino a metà coscia, vedete? Già, metà coscia, sì. E questo è tutto il mio bagno, già. Aspettate che mi poggi di nuovo, ok, se non cadete, ok. Niente ragazze, noi ci si becca un prossimo video, vi do la buonanotte, se non sarà buonanotte sarà un buon giorno, se attacco un altro video, sempre a quest'altro. Ma spero e penso di no, perché se no veramente non lo so. Un bacio e a presto, ciao, buonanotte o buongiorno a chi vedrà questo video di giorno, ciao!